Prosegue l'attività del secondo circolo PD di Vittoria. Ieri infatti sono stati inaugurati i locali che la ospiteranno, tra i presenti anche diversi esponenti del primo circolo. Due sbarchi in un giorno ieri a Pozzallo, il primo ha riguardato un gommone con 116 migranti, il secondo un mini sbarco di 12 tunisini a bordo di una barchetta in legno. Valeria Cannata, la giovane commessa pozzallese di 28 anni, travolta da un'auto pirata nella notte fra sabato e domenica scorsa, è morta ieri sera in un letto dell'ospedale di Modica. Il sindaco di Vittoria Nicosia torna a chiedere maggiori controlli in piazza Daniele Manin dopo i recenti episodi di cronaca nera che hanno coinvolto alcuni immigrati. L'Associazione dei Giovani Democratici Futurdem interviene sulla massiccia presenza di prostitute a Ragusa e lo fa lanciando un appello al comune chiedendo una soluzione. Un saluto e bentrovati. Apriamo dunque con la politica. Prosegue l'attività del secondo circolo del PD di Vittoria dopo la sua costituzione. Infatti, ieri sono stati inaugurati i locali che la ospiteranno. Tra i presenti anche diversi appartenenti al primo circolo cittadino. Inaugurata ieri a Vittoria la sede del secondo circolo del PD. Alla cerimonia erano presenti anche il deputato regionale del PD Pippo Di Giacomo, il presidente del Consiglio Comunale di Vittoria Salvatore Di Falco e diversi altri esponenti del primo circolo del PD che hanno salutato comunque positivamente la nascita di questo secondo circolo. L'obiettivo principale è dare questa sede, mettere a disposizione questa sede, il secondo circolo del Partito Democratico al centro-sinistra. Noi vogliamo riaprire un dialogo con le forze di centrosinistra innanzitutto e costruire, ricostruire un rapporto con i cittadini di Vittoria sui temi della politica. Non accettiamo le polemiche personali, vogliamo porre dei problemi, abbiamo una rappresentanza significativa, ci sono 5 consiglieri in consiglio comunale, ci sono rappresentanti, un consigliere nella frazione di Scoglitti, siamo rappresentati e vogliamo mettere a disposizione questa realtà politica, della buona politica, a disposizione del centro-sinistra. La nascita di un secondo circolo può essere un qualcosa di positivo, di crescita, di stimolo? Ma io credo senz'altro di sì, perché il Partito Democratico è un partito plurale, quindi quando nascono delle sensibilità e luoghi in cui si vuole fare politica in senso positivo, in senso costruttivo, bene, la democrazia deve essere contenta che accade ciò. E d'altronde, insomma, è un fatto che succede un po' dappertutto, nei grossi centri come anche nei piccoli. Questa è una città di 70.000 abitanti, quindi insomma che ci siano due circoli del Partito Democratico ci può anche stare. Ben due sbarchi ieri a Pozzallo, il primo ha riguardato un gommone con 116 migranti, il secondo un mini sbarco di 12 tunisini che viaggiavano a bordo di una minuscola barchetta in legno. La polizia giudiziaria intanto ha già arrestato due scafisti. Giornata intensa ieri al porto di Pozzallo, dove sono stati fermati altri due scafisti impegnati in altrettanti sbarchi. Il primo ha riguardato un gommone con 116 migranti, il secondo un mini sbarco di 12 tunisini a bordo di una barchetta in legno. A guidare le imbarcazioni Ali Al-Kaebi, tunisino di 45 anni, e Khan Ousman, gambiano di 18 anni. Entrambi sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria. Alle procedure di sbarco hanno partecipato 20 agenti della Polizia di Stato e altri operatori delle forze dell'ordine, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e i medici dell'ASP. Gli uomini della Polizia di Stato, Squadra Mobile e Questura di Ragusa, con la partecipazione di un'aliquota dei Carabinieri ed una della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, dopo diverse ore di indagine hanno individuato i due scafisti. Sul mini sbarco gli stessi migranti hanno spiegato che gli accordi con lo scafista e gli organizzatori prevedevano l'approdo su una piccola spiaggia del Trapanese per poi dileguarsi in tempo di notte. Peccato che lo scafista abbia sbagliato rotta giungendo in prossimità di Ragusa per poi essere intercettato dal dispositivo di controllo. L'uomo tra l'altro ha diversi precedenti di polizia e ad ottobre era sbarcato a Trapani. L'altro giovane scafista gambiano ha appena 18 anni. I migranti hanno riferito di aver pagato mediamente $1.000, quindi gli organizzatori hanno potuto incassare circa $130.000 per gli oltre 100 migranti. Nel 2015 sono 53 gli scafisti fermati su altrettanti sbarchi in provincia di Ragusa. Lo scorso anno sono stati arrestati circa 200 scafisti dalla polizia giudiziaria.
Valeria Cannata, la giovane di 28 anni travolta da un'auto pirata nella notte tra sabato e domenica scorsa, è morta ieri sera in un lettino dell'ospedale di Modica. A tenerla in vita un filo sottilissimo che però si è spezzato. Valeria Cannata non ce l'ha fatta a tenere in vita la giovane di Pozzallo travolta da un'auto pirata all'uscita da un locale notturno la scorsa settimana, un filo molto esile che si è spezzato quando i medici dell'ospedale Maggiore, dopo aver accertato la morte cerebrale della donna, hanno staccato le macchine che la tenevano in vita artificialmente. La notizia si è sparsa naturalmente anche a Pozzallo, dove la giovane viveva e lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento del centro. Le sue condizioni, rispetto a quelle dell'altra amica investita dalla pirata, erano apparse subito critiche, per cui è entrata in coma irreversibile, tanto che nessuno si è preso la responsabilità di un trasferimento in elisoccorso a Catania. Distrutti dal dolore, naturalmente, i genitori, che non hanno però dato l'assenza per l'espianto degli organi, mentre nelle prossime ore si saprà giorni e ore in cui saranno celebrati a Pozzallo i funerali. L'agonia di Valeria è durata 15 giorni, mentre l'amica, sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ad una spalla, proseguirà la convalescenza a casa. Resta intanto ai domiciliari Vincenzo Franza, il 37enne muratore di Ispica, alla guida dell'auto, è arrestato per guida e stato di ebbrezza, omissione di soccorso e lesioni gravissime. Torna in carcere Giuseppe Avila, 32enne nativo di Niscemi ma residente a Vittoria. L'uomo, che stava scontando la condanna per rapina in affidamento ai servizi sociali, è stato ritenuto responsabile di un'altra rapina e pertanto è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Ragusa. Ancora un rapinatore arrestato dalla Polizia di Stato Commissariato di Vittoria. Si tratta di Giuseppe Avila, 32 anni, nativo di Niscemi ma residente a Vittoria. L'uomo è gravato da una sfilza di precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio in materia di armi e stupefacenti. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, da ultimo, nel febbraio dell'anno scorso, gli aveva consentito di lasciare il carcere e di proseguire l'espiazione di una pena di 8 anni e 10 mesi di reclusione con la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e ai fini terapeutici, dato che era emerso il suo stato di tossicodipendenza. L'uomo è stato infatti giudicato colpevole di una rapina messa a segno il 21 settembre 2010 ai danni del Monte Paschi di Siena di Piazza Italia a Vittoria, con lui anche altri due complici, entrambi arrestati. Nel frattempo, l'attenzione della polizia di Vittoria su Avila è rimasta alta, essendo considerato dagli inquirenti un soggetto poco tranquillo. A febbraio dello scorso anno, infatti, indagini su un furto in una villetta di Vittoria hanno fatto emergere le sue responsabilità in questo reato. Secondo i poliziotti, infatti, l'uomo si era introdotto all'interno dell'abitazione di una coppia di trentenni ed aveva rubato orologi, oggetti preziosi ed altro per un valore di circa 5.000 euro. La polizia ha inviato l'informativa di reato alla Procura della Repubblica e al magistrato di sorveglianza. Questi, sulla scorta delle informazioni ricevute, ha avanzato già a fine febbraio proposta di revoca della misura alternativa ed infine il Tribunale di Sorveglianza, 2 giorni fa, ha sciolto la riserva. Nel tardo pomeriggio di ieri, quindi, l'uomo è stato rintracciato e tratto in arresto. Il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia torna a chiedere maggiori controlli in piazza Daniele Manin dopo i recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto alcuni immigrati. I residenti del quartiere, afferma il sindaco, sono da tempo stanchi di questa situazione insostenibile. Si è detto preoccupato per la situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza in piazza Daniele Manin, e non da oggi, solo perché all'alba di ieri si è verificato un accoltellamento fra immigrati. Il sindaco di Vittoria Nicosia da tempo tiene sotto osservazione quella piazza, negli anni diventata il concentramento di molti extracomunitari e dove spesso si verificano episodi di violenza. Il primo cittadino è quindi tornato a chiedere al prefetto Annunziato Vardè e al questore Giuseppe Gammino maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. La situazione, già pesante e odiosa, ha dichiarato il sindaco di Vittoria, è divenuta insostenibile nonostante le periodiche richieste di controlli e l'eccellente operazione delle forze dell'ordine. I residenti alla zona e più in generale la città non possono tollerare che vi sia un'area off limits a causa delle continue intemperanze, dei danneggiamenti, delle risse e della maleducazione. E alla luce di tutto ciò, Nicosia torna quindi a chiedere con una forza una maggiore presenza delle forze dell'ordine e dunque un'azione di prevenzione e repressione dei reati. Allo stesso tempo, il primo cittadino ha chiesto anche alla Polizia Municipale di intensificare i servizi nella piazza, perché la gente, ha tenuto a ribadire il sindaco, deve tornare a vivere serenamente. Il parco Giovanni Paolo II di Ragusa è funestato dal degrado e la denuncia del consigliere comunale Gianluca Morando, al dire del quale basta fare un sopralluogo per rendersi conto di come il sito sia assolutamente fatiscente e di come alcune aree siano state prese di mira dai vandali. Per l'esponente del Movimento Civico Ibleo, quindi, il sindaco Picitto deve attivare le procedure per eliminare il degrado e avviare la riqualificazione della zona.
Per l'associazione giovanile Futur Dem di Ragusa non bisogna consegnare la città alla prostituzione. Con un appello al comune si chiede di trovare subito una soluzione. Ragusa, capitale siciliana del sesso a pagamento, è questo il titolo che alcuni organi di stampa a diffusione nazionale hanno utilizzato di recente nel descrivere il fenomeno riferendosi a Ragusa, un titolo che mette purtroppo in luce una questione molto seria e la denuncia dell'associazione giovanile Futur Dem a proposito delle famose case chiuse e delle varie operazioni delle forze dell'ordine impegnate a smantellarle. Per gli esponenti di Futur Dem, leggendo l'articolo si rimane sotto shock non tanto per il fenomeno in sé, quanto nel venire ad apprendere che i potenziali fruitori arrivano addirittura da Milano, e nell'articolo si parlava infatti di una scrittrice milanese in cerca di divertimento nel profondo sud. Per cui c'è sul serio da mettersi le mani nei capelli, visto che la città di Ragusa, che vanta un bellissimo centro storico e un mare invidiato da tutti, ora viene ricordata e descritta come la capitale del sesso. Tutto questo, proseguono i giovani di Futur Dem, nonostante il ripetuto intervento della forza dell'ordine, mentre il comune non dà cenni di interesse al problema. Quindi si chiede allora provvedimenti immediati perché Ragusa sia ricordata dai visitatori, ma non per questo motivo, in quanto si tratta di una sconfitta per ogni cittadino ragusano. Quindi l'appello dei giovani di Futur Dem è: amministratori, non consegniamo la città alla prostituzione. Il deputato regionale Orazio Ragusa rivolge un appello al rettore dell'Università di Catania e al preside della Facoltà di Agraria per chiedere loro di coinvolgere le aziende eblee nel loro programma presentato di recente all'Expo. L'agricoltura eblea, senza il supporto della ricerca scientifica, non potrà mai competere sui mercati più agguerriti. A dichiararlo il deputato regionale Orazio Ragusa, che lancia un appello al rettore dell'Università di Catania e al preside della Facoltà di Agraria. Dobbiamo trovare un modo, dice, per garantire una proficua collaborazione con le aziende del nostro territorio. Nonostante la crisi, aggiunge Ragusa, l'agricoltura nell'area eblea resta uno dei comparti trainanti per l'economia. Un settore che anche in futuro potrà dire la sua in un'ottica di crescita del territorio. Tuttavia, senza innovazione, senza ricerca scientifica applicata, non sarà mai possibile superare la concorrenza dei mercati più agguerriti. Al rettore dell'Università di Catania e al presidente della Facoltà di Agraria, Ragusa chiede di attivarsi affinché si creino i presupposti per attivare un percorso di collaborazione con le aziende agricole del territorio, mirato a garantire delle ricadute positive su un fronte come quello della ricerca, che non può essere trascurato. Un tempo, con la presenza a Ragusa del corso di laurea in scienze tropicali e subtropicali, la questione non si poneva, aggiunge il deputato regionale, e comunque il fenomeno era posto maggiormente sotto attenzione. Adesso invece si registra una carenza che nel territorio a più forte vocazione agricola della Sicilia non può passare sotto silenzio. Proprio l'Università di Catania di recente ha presentato ad Expo Milano qual è il programma che si intende portare avanti per sostenere tutti gli aspetti legati alla produzione e alla trasformazione dei prodotti agroalimentari siciliani. L'agricoltura eblea, aggiunge Ragusa, non può privarsi di far parte di questo grande progetto e occorre trovare il modo per essere tra i protagonisti. Ecco perché chiederemo al rettore e al preside della facoltà di valutare come è possibile concretizzare questa interazione che per il comparto agricolo del nostro territorio diventa di fondamentale importanza allo scopo di affrontare con la dovuta attenzione ai mercati internazionali, soprattutto quelli europei. Al via infatti oggi il Vittoria Jazz Festival, tante le iniziative collaterali tra le quali spicca la mostra del professor Arturo Barbante dal titolo Cibus, si tratta di un nuovo lavoro antologico dell'artista vittoriese. Tra gli eventi d'arte legati quest'anno al Vittoria Jazz Festival, uno spazio di eccellenza è dedicato alla personale del professor Arturo Barbante. L'artista vittoriese l'ha chiamata Cibus e si tratta dell'ennesima iniziativa culturale portata avanti da Barbante nella sua quarantennale passa attività, una sorta di raccolta antologica, come l'ha definita, che racconta quella che lui stesso chiama la vittoriosità. La mostra è in qualche modo un'antologica del mio impegno sul tema del cibo, dal 74 a ora, al 2015, con una serie di risvolti, di tematiche sempre all'interno del cibo, con l'idea della tavola come accoglienza, come momento di confronto, di civile, di attesa, di speranza, ma anche di comunione. C'è un universo piuttosto ricco
di cibo tra memoria e contemporaneità. Ennesima iniziativa culturale che anima il centro storico, l'apertura del Festival Jazz, con una mostra di altissimo livello che non è soltanto pittorica ma anche con installazioni, e quindi sono assolutamente convinto che sarà un altro grande centro di interesse durante il mese del Festival Jazz. Il maestro Barbante ne è sicuro protagonista, insieme poi alle altre iniziative che animeranno questo mese fantastico che trascina Vittoria in un ambito molto più ampio che non quello strettamente provinciale e neanche regionale. Siamo proiettati in un ambito nazionale con arte, cultura, musica, spettacoli e un magnifico centro storico. E Noemi Licitra, giovane studentessa dell'Istituto Comprensivo Vanna Antò di Ragusa, la vincitrice della quinta edizione di Caro Diario Ti Scrivo, il concorso di scrittura creativa dedicato ad Antonella Licitra, insegnante ragusana prematuramente scomparsa negli anni scorsi ma che ha lasciato un indelebile ricordo per il suo amorevole rapporto con gli studenti. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri pomeriggio nell'auditorium dell'Istituto Vanna Antò di Ragusa. Alla Licitra, che ha presentato un elaborato che è uno spaccato dell'agitato mondo dell'adolescenza, è andato in dono un computer. Con un elaborato dedicato al rapporto con la musica si è classificata al secondo posto invece Valentina Allù dell'Istituto Comprensivo Crispi, mentre al terzo posto, con un elaborato su una ragazza che in prima persona vive la Seconda Guerra Mondiale, si è classificata Carla Migliorisi, ancora dell'Istituto Vanna Antò, per entrambe dei buoni libri. Passiamo adesso al calcio, siamo infatti nel periodo in cui le società calcistiche programmano una nuova stagione agonistica. In provincia di Ragusa regna però la massima incertezza e solo la società del capoluogo sembra avere le idee chiare su come procedere. Qualcosa si muove a Ragusa, dove si parla di una maxi fusione tra le principali società cittadine. A Vittoria Comiso regna invece la massima incertezza. Si parla di vendita di titoli, ma anche di rischi di scomparsa. E infine Modica, unica squadra avanti di categoria in provincia che aspetta l'aiuto di imprenditori e sponsor. Un quadro quindi che più desolante non si può, quando fino a pochi anni addietro Vittoria poteva vantare la Serie C e la Ragusa e il Modica erano protagonisti in quarta serie. Adesso, con le casse che piangono miseria, sembra quasi impossibile potersi iscrivere al campionato, anche perché si devono onorare prima le insolvenze e quelle non mancano mai. E così, mentre in altre realtà si parla già di calciomercato, a Ragusa si cerca di unire le forze. Si parla infatti di riunire in un unico club la squadra maggiore, la New Team, Marina di Ragusa e Pro Ragusa. Il futuro in ogni caso resta incerto, così come a Vittoria e Comiso. Nel primo caso, dopo le schermaglie sui contributi tra il patron Salvatore Baravecchia e l'esperto e il sindaco Fabio Prelati, è scesa una spessa corte di silenzio. Forse più che al calcio, a Vittoria si pensa al mare e alle vacanze, mentre a Comiso c'è l'allarme di queste ore dal presidente Luigi Mascare sul rischio concreto che la società possa scomparire. Tutto questo mentre i giorni passano e gli addetti ai lavori stanno alla finestra. Ognuno pensa che debba essere l'interlocutore a fare il primo passo, nessuno però si muove, mentre arriva l'estate, poi settembre e poi, come si dice in gergo, come viene seconda. Prima di chiudere, rivediamo insieme i fatti in primo piano. Prosegue l'attività del secondo circolo PD di Vittoria. Ieri infatti sono stati inaugurati i locali che la ospiteranno, tra i presenti anche diversi esponenti del primo circolo. Fra gli ospiti anche il deputato regionale Pippo Di Giacomo, il quale ha sottolineato come l'apertura di un secondo circolo rappresenti comunque un importante segnale di dialogo e democrazia, soprattutto in città grandi come Vittoria. Due sbarchi in un giorno ieri a Pozzallo, il primo ha riguardato un gommone con 116 migranti, il secondo un mini sbarco di 12 tunisini a bordo di una barchetta in legno. La polizia giudiziaria intanto ha già arrestato gli scafisti, si tratta di un tunisino di 45 anni e un gambiano di 18. Ogni passeggero ha riferito di aver pagato circa $1,000, dall'inizio dell'anno sono quindi 53 gli scafisti arrestati. Valeria Cannata, la giovane commessa pozzallese di 28 anni, travolta da un'auto pirata nella notte fra sabato e domenica scorsa, è morta ieri sera in un letto dell'ospedale di Modica. Fin dal primo istante la giovane non reagiva agli stimoli e i medici, dopo qualche giorno, ne hanno accertato la morte cerebrale. Resta ai domiciliari intanto il pirata della strada che l'ha investita, il 37enne Vincenzo Franza. Il sindaco di Vittoria Nicosia torna a chiedere maggiori controlli in piazza Daniele Manin dopo i recenti episodi di cronaca nera che hanno coinvolto alcuni immigrati. I residenti del quartiere, afferma il sindaco, sono da tempo stanchi di questa situazione insostenibile. Di recente un marocchino ha accoltellato in piazza due tunisini ferendoli gravemente, ma la piazza...
L'Associazione dei Giovani Democratici Futur Dem interviene sulla massiccia presenza di prostitute a Ragusa e lo fa lanciando un appello al comune chiedendo una soluzione. Non bisogna consegnare Ragusa alla prostituzione, dichiarano commentando alcuni articoli della stampa nazionale che definivano la città capitale siciliana del sesso a pagamento. Per Futur Dem servono provvedimenti immediati. È tutto, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.